quando noi abbiamo il valore 5, il valore 5 espresso sempre in assoluto è dato dalla potenza 10 elevato a 5 e rivela proprio così di essere esattamente la linea totale che, se fosse moltiplicata per se stesso, porterebbe a 10 elevato a 10, ossia porterebbe al ciclo anche nel valore indice. Quindi vediamo benissimo che in assoluto il 5 esprime il ciclo o dell'elettromagnetismo o del magnetismo o della elettricità, perché 10 elevato a 5 è tutto il tratto assoluto, se lo calcoliamo in dimensioni atomiche per esempio, come angstrom 10 elevato a 5, sono proprio quegli angstrom che moltiplicati per se stesso, ossia al quadrato, determinano i 10 elevato a 10 angstrom, che sono un metro, ossia l'unità del nostro spazio. Ma quando noi da 10 elevato a 5, che è il valore assoluto, ripeto, il valore assoluto di ogni numero è dato dal numero che consideri la base 10 del suo ciclo, quando noi da quel valore assoluto scendiamo al valore reale, dobbiamo invertire, eliminare la potenza di questo Dio su cui si basa ogni numero della matematica, e attraverso il logaritmo decimale di 10 alla 5 otteniamo soltanto il numero 5, ma essendo su una sola cifra, perché abbiamo 5 e 5 occupa una sola cifra, si tratta sempre di un movimento in linea, ossia abbiamo che l'elettromagnetismo, il magnetismo o l'elettricità avanzano in linea. Ora, qual è il valore del 6? Il valore del 6 assoluto è dato dal prodotto di 10 al cubo per 10 al cubo. 10 al cubo per 10 al cubo uguale 10 elevato a 6 mostra che 6 è un indice che considera il volume reale, 10 al cubo, che si moltiplica per il volume immaginario, ossia quello costruito sui tre versi negativi. Il valore totale che risulta da qui come 1 milione è in valore uguale e distinto ridotto al puro numero 6 attraverso il logaritmo decimale di 10 alla 6. E quando noi abbiamo questo valore qui, si tratta proprio di un volume nel suo complesso che, essendo ridotto a una cifra sola, il 6, avanza sempre su una sola linea. Quando arriviamo a 10 elevato a 7, arriviamo ad un massimo. Perché? Perché praticamente 10 elevato al cubo per 10 elevato al cubo sono tutto il volume complesso. Possiamo tirare in ballo un'altra relazione, un altro rapporto con un altro valore, 10, collocato come un ciclo intero di tempo. Ecco che allora, tenendo conto soltanto dei numeri che sono coinvolti come 10, allora abbiamo 3 più 3 più 1, e 10 elevato a 7 esprime il vincolo totale della diffusione sferica. Perché mentre queste 6 componenti diventano x meno x, y meno y, z e meno z, le 6 componenti del sistema
ha tre direzioni, ciascuna delle quali ha due componenti, e quindi ecco il sistema geometrico di riferimento di questo 6, quando questi singoli vettori componenti esprimono velocità, esprimono l'avanzamento 6 ogni tempo 1. E poiché quando noi abbiamo tre spazi e un tempo nella velocità 3 a 1 e sono da considerare 4, in questo caso abbiamo 6 componenti come spazio e una come il tempo in cui ogni vettore di questi si espande fino a raggiungere il suo valore unitario. Quando noi abbiamo una roba così, con 10 elevato a 7, 10 elevato a 7, noi abbiamo raggiunto il massimo. Non potremo vedere 10 elevato a 8, perché 10 elevato a 8 è un valore complesso che mostra le quattro dimensioni di un piano davanti e le quattro di dietro. Questo piano noi o lo vediamo nel davanti o nel di dietro. Se lo mettiamo così non lo vediamo proprio. Quindi al massimo noi possiamo ottenere queste sette dimensioni qui della diffusione sferica. Ma è evidente da un calcolo nudo e crudo, se noi abbiamo che il totale è dato da 10 elevato a 10, e questo è il valore veramente unitario presente nel ciclo 10, sia nella base sia nell'esponente. Quando chiediamo quanti 10 al cubo si muovono in 10 alla 10, il risultato di 10 alla 7 ci rivela che un volume intero pari a 10 al cubo si muove soltanto di 10 elevato a 7, perché 10 al cubo moltiplicato per 10 a 7 è uguale a 10 elevato a 10 ed è il valore totale. Possiamo arrivare solamente a 10 elevato a 11 quando mettiamo in condizione questo ciclo intero considerato come spazio a un altro valore 10, che sia il tempo in cui questo spazio avanza. Sarebbe a dire, se consideriamo questo valore come il numero di angstrom di un metro, sarebbe a dire metro al secondo, anche il secondo considerato come un ciclo. E allora a questo punto questa velocità, che comprende non solo lo spazio ma anche il tempo collocati in modo uguale e non antitetico, allora abbiamo che praticamente abbiamo un 10 elevato a 11. E 10 elevato a 11 è il valore che presenta nell'indice 1 il termine 2 dei numeri binari. Ecco, le dimensioni, quando cominciamo ad avere il 10, vedete, hanno realizzato un qualcosa che esiste già su due cifre. Quindi il valore totale di 10 elevato a 10 esprime nel valore 1, che fa parte dell'unità della decina, un valore già di area. Voi dite, com'è possibile che questa area è unitaria? Lo vediamo appena faccio un po' di pulizia sulla lavagna. Ho detto che il valore 10, e io scrivo il numero 10, è ottenuto in assoluto da questo indice collocato sulla base della potenza 10. Quando esprimo il ciclo 10 sulla base di 10, allora con 10 elevato a 10 io esprimo l'unità assoluta strutturale,
E la prova è che quando è unitario un metro e andiamo a calcolare quale sia l'unità dell'atomo, l'unità lineare dell'atomo, che si chiama angstrom, è esattamente pari a 10 elevato a 10 angstrom, ossia 10 che interagisce 10 volte. 10 per 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 10, e se mi ricordo bene sono 10 miliardi di unità. Ecco, questa è la vera unità, ma noi la declassiamo per poterla calcolare in modo rapido e immediato al solo indice quantitativo attraverso l'intervento dell'operazione uguale e contraria che abbatte la potenza. Ed è come se noi su ciò che crea la quantità, riferita proprio al ciclo 10 di una espressione basata sul ciclo 10, quando noi facciamo questo, noi realmente è come se togliessimo di mezzo il creatore della quantità, che è questa, e il creatore è la base 10, per presentarla soltanto questa cosa qui attraverso il numero quantitativo delle dimensioni. È chiaro a questo punto che ogni numero è una dimensione, perché la dimensione di un numero è data dall'indice della potenza. La dimensione 3, quella cubica, è data dal valore 3 posto come indice. La dimensione del volume, la dimensione della linea, la dimensione dell'area, la dimensione dello spazio-tempo, queste sono le unità dimensionali che fanno parte di un ciclo di realtà costruita attraverso il ciclo numerico. Ora, quando noi raggiunto questo valore, che è quello unitario del ciclo 10, andiamo avanti, appena otteniamo, moltiplicando 10 alla 10 per 10, e otteniamo 10 alla 11, ecco che questo valore qui comincia a essere quello veramente unitario, perché ha una unità nelle cifre delle unità e una unità nelle cifre delle decine. Quando noi ottenessimo quantità più grandi di queste, per esempio che si presentino così con tre cifre unitarie, 111, ecco che abbiamo introdotto una unità superiore, perché abbiamo introdotto anche l'espressione del volume, perché questa terza cifra qui è proprio la posizione occupata dalla dimensione del volume. Questa è la linea, questa è l'area, questo è il volume. Quindi noi abbiamo due sistemi di riferimento affiancati, uno che cresce in ordine di decupli e un altro che all'interno di ogni cifra conta allo stesso livello, come un contatore, 10 cifre. Quando noi abbiamo che il tempo dell'unità è un valore decimale qui, per esempio questo, noi non possiamo considerarlo presente, perché nella nostra presenza la presenza deve essere unitaria. Invece questo qui è un valore strutturale di tempo del valore 1, di tempo decimo, e per ottenere la presenza di una unità in questo valore qui, il contatore qui deve passare da 1 a 2 a 3 a 4 a 5 a 6 a 7 a 8 a 9, si azzera e qui parte una cifra in più.